Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, disponiamoci a vivere con fiducia la nostra sosta sotto la croce, perché innalzando lo sguardo a colui che hanno trafitto, possiamo, come Padre Pio, imparare ad amare e cogliere il senso vero della nostra esistenza e del nostro destino ultimo. Gesù ha detto: quando sarò levato in alto da terra, tutti attirerò a me. Fra poco anche il nostro sguardo verrà attratto dal segno della croce e da colui che sulla croce ha dato la vita per noi. Siamo salvati e redenti dal sangue di Cristo sulla croce, siamo nati dal suo fianco squarciato, siamo guariti dalle sue piaghe. Al Signore Gesù trafitto sulla croce, vogliamo ancora una volta innalzare la nostra preghiera di supplica e di ringraziamento, perché ci concede ogni grazia e benedizione. Accogliamo in mezzo a noi il segno della nostra salvezza. Nostra gloria è la croce di Cristo, in lei la vittoria. Il Signore è la nostra salvezza, la vita, la risurrezione. Gloria alla croce di Cristo, in lei la vittoria. Il Signore è la nostra salvezza, la vita, la risurrezione. Oh, albero
onnipotente ed eterno, con grazia singolare hai concesso al sacerdote San Pio di partecipare alla croce del tuo Figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia, concedi a noi per sua intercessione che, uniti costantemente alla passione di Cristo, possiamo giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo di dolori che ben conosce il patire, come davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e non aveva alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato dei nostri dolori e noi lo giudicavamo castigo, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo ci dà salvezza e si è battuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di tutti noi. Parola di Dio. Come incenso, Signore, salga a te la mia preghiera. Come incenso, Signore, salga a te la mia preghiera. Signore, a te grido, accorri il mio aiuto. Ascolta la mia voce quando ti invoco. Come incenso, salga a te la mia preghiera. Le mie mani alzate come sacrificio della sera. Poni, Signore, una custodia alla mia bocca, sorveglia la porta delle mie labbra. Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male e compia azioni inique con i peccatori, che io non gusti i loro cibi deliziosi. Come incenso, Signore, salga a te la mia preghiera. Mi percuota il giusto e il fedele mi rimproveri, ma l'olio dell'empio non profumi il mio capo. Tra le loro malvagità continui la mia preghiera. Come incenso, Signore, salga a te la mia preghiera. Dalla rupe furono gettati i loro capi, che da me avevano udito dolci parole. Come si fende e si apre la terra, le loro ossa furono disperse alla bocca degli inferi. Come incenso, Signore, salga a te la mia preghiera. A te, Signore mio Dio, sono rivolti i miei occhi. In te mi rifugio. Proteggi la mia vita. Preservami dal laccio che mi tendono, dagli agguati dei malfattori. Come incenso, Signore, salga a te la mia preghiera. Da una lettera di Padre Pio a Padre Agostino. Quanto è dolce, Padre, il nome croce. Qui, ai piedi della croce di Gesù, le anime si rivestono di luce, si infiammano d'amore. Qui mettono le ali per elevarsi ai voli più eccelsi. Sia la croce anche per noi sempre il letto del nostro riposo, la scuola di perfezione, l'amata nostra eredità. A tal fine badiamo di non separare la croce dall'amore a Gesù, altrimenti quella senza di questo diverrebbe un peso insopportabile alla nostra debolezza.
la Vergine addolorata ci ottenga dal suo santissimo figliolo di farci penetrare sempre più nel mistero della croce e inebriarci con lei dei patimenti di Gesù. La più certa prova dell'amore consiste nel patire per l'amato. E dopo che il figliolo di Dio patì per puro amore tanti dolori, non resta alcun dubbio che la croce portata per lui diviene amabile quanto l'amore. La Vergine Santissima ci ottenga l'amore alla croce, ai patimenti, ai dolori, ed ella che fu la prima a praticare il Vangelo in tutta la sua perfezione, in tutta la sua severità, ottenga a noi pure e dia lei stessa a noi pure la spinta di venire immediatamente a lei d'appresso. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Che gioverà ad un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà ciascuno secondo l'opera sua. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. San Pio ci fa da maestro, da padre spirituale, davanti al crocifisso. Questo è un momento delizioso e di amore, perché certamente lui non avrebbe parlato, ma si sarebbe messo ai piedi di quella croce per contemplare quella croce, essendo anche lui un crocifisso vivente. È bello quando scrive al suo direttore spirituale, a Padre Agostino: quanto è dolce, Padre, il nome croce. Qui ai piedi della croce di Gesù le anime si rivestono di luce, si infiammano d'amore, qui mettono le ali per elevarsi ai voli più eccelsi. Che parole stupende, fratelli e sorelle. Che pensieri meravigliosi che sgorgano dal cuore
di questo grande santo che è San Pio, crocifisso con Gesù crocifisso. Ecco che lui davvero capisce chi è il crocifisso e insegna a noi ad amare il crocifisso. Guai a noi se non amiamo Gesù crocifisso, se non lo guardiamo tutti i giorni, se non ci inchiniamo ai suoi piedi a dire: Signore, abbi misericordia e pietà di me che sono un peccatore. Le anime, dice, si rivestono di luce. Da quella croce noi abbiamo la luce, fratelli e sorelle. Si infiammano d'amore, certo. Guardiamo Gesù trafitto. Guardiamo il suo cuore trafitto. La trafittura del cuore di Gesù è un oceano d'amore. Nell'iconografia francescana tante volte si vede il serafico padre San Francesco baciare quella piaga. E così San Pio baciano quella piaga d'amore. Anzi, da quella piaga è sgorgato il sangue e l'acqua, il nutrimento, il battesimo, l'Eucarestia. Si infiammano d'amore i santi. E l'insegnamento che dà a noi tutte le volte che ci troviamo ai piedi della croce, fratelli e sorelle, non deve essere un rito settimanale, ma davvero dobbiamo sentire questa attrazione, questo amore verso Gesù crocifisso. Dice il profeta Isaia, l'abbiamo sentito quando dice: dalle sue piaghe noi siamo stati guariti, dalle piaghe di Gesù. Le piaghe di Gesù, fratelli e sorelle, sono la nostra salvezza. Qui, dice San Pio, mettono le ali per elevarsi a voli più eccelsi. E lui ha volato in alto. I santi che si sono messi sempre davanti al crocifisso hanno volato in alto, fratelli e sorelle. Solamente guardando lui noi ci esaminiamo, facciamo il nostro esame di coscienza e dovremo piangere come ha pianto Maria Maddalena ai piedi della croce, come hanno pianto le pie donne, come ha pianto San Francesco, come piangeva San Pio, perché è l'amore continuo di Gesù riversato su ognuno di noi, fratelli e sorelle. E allora guardiamo, come ci dice San Giovanni, guardiamo a colui che è stato trafitto. La sua trafittura è per noi salvezza. Che cosa ha fatto il Signore? Che cosa grande, fratelli e sorelle! Ha castigato Gesù per noi. Su Gesù è andato il castigo per noi, per me, per ognuno di voi. Si è lasciato inchiodare per amore su quella croce, ma i cristiani ancora non hanno capito questo, perché noi siamo troppo superficiali, fratelli e sorelle. Non dobbiamo passare troppo in fretta quando guardiamo la croce. Dobbiamo soffermarci a contemplarla, baciare ognuna di quelle piaghe e dire: grazie Gesù, io non lo merito, ma tu Gesù l'hai fatto perché mi ami, continuamente mi ami, continuamente mi perdoni da quel sangue tuo e da quelle piaghe, io sono salvato Gesù.
E allora assieme a San Pio anche noi sostiamo ai piedi della croce con la Vergine Maria e diciamo: grazie Gesù per il dono grande della tua passione e della tua morte e della tua resurrezione. Amen. Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà che non si difende e si lascia crocifiggere. È un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, chi ha Dio nulla gli manca. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre. Tu sei il volto della bontà e della misericordia. Per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre. Vieni con la tua limpida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo. Vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è rancore e malignità. Vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi. Signore, il peccatore da salvare sono io.
il figlio prodigo che deve tornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia in te. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, chi ha Dio nulla gli manca. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, Signore, Gesù crocifisso per amore e risorto per noi, ti chiediamo questa sera di essere particolarmente vicino a sé e se nella tua volontà di guarire quanti sono colpiti da varie gravi malattie. Ti preghiamo in particolare per Andrea, Anna Grazia, Gerardo, Calogera, Patrizia, Marcella, Moreno, Rita, Rosanna, Renato e Silvana. Ti affidiamo tutti coloro che hanno subito o dovranno sottoporsi a un delicato intervento chirurgico, in particolar modo per Desiree, Chiara, Andrea, Denise, Gaia, Francesco, Salvatore, Michele, Simone, Gianni, Lucia, Nicola, Valentina, Silvia e Carmela. Eleviamo per tutti loro con fiducia e speranza la nostra preghiera e ci affidiamo alla tua misericordia e alla tua volontà, sicuri che solo tu puoi veramente sanare e guarire ogni malattia. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, chi ha Dio nulla gli manca. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo Dio basta. Signore Gesù, vero amico dei piccoli, benedici e proteggi tutti i bambini ammalati, in particolare ai piccoli Matteo, Arianna, Anna Pia ed Emanuela. Guarda con benevolenza tutti i bambini ricoverati presso il reparto di oncologia pediatrica di Casa Sollievo della Sofferenza. In particolare ascolta la preghiera che ti rivolgiamo per Filippo Maria, di 11 mesi, Greta, 1 anno, Mario Nunzio, 2 anni, Sara, 7 anni, Giuseppe, 10 anni, Roberto e Michele, 12 anni, ed Angelica, di 13 anni, ed i piccoli Edoardo, Marco, Grazia e Miriam. Dona inoltre tutta la forza necessaria e la tua consolazione ai genitori chiamati ad affrontare insieme ai loro piccoli la difficile prova della malattia e della sofferenza. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, chi ha Dio
Signore Gesù, Redentore e Salvatore nostro, conforta e proteggi tutti coloro che si affidano a Te, in particolare si vicino con la Tua protezione ad Alberto, Germana, Giuseppe, Maria, Graziella, Andrea, Leonardo, Ignazio, Manuele, Santina, Matilde, Amelia, Romolo, Alessandro, Giorgia, Francesco, Daniela, Francesca, Nunzio, Andrea, Giuseppina e Pasquale, e le famiglie Milli, Marsiglietti, Perugini, Mocita e Lopresti. Te li affidiamo perché con la forza del Tuo Spirito siano saldi nella fede e forti nelle prove della vita. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, chi ha Dio nulla gli manca, nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo Dio basta. Signore Gesù, risanatore di ogni male, ascolta la preghiera di chi ti invoca per ottenere la guarigione della mente e del corpo. Ti affidiamo Davide, Giuseppina, Franco, Salvatore, Virginia, Santina, Palmina, Gaetano, Matteo, Francesca, Davide, Rosa Maria, Liliana, Maria Silvia, Cinzia, Annunziata, Caterina, Gaetano, Catello, Gabriele, Savio, Emanuele, Emilia, Ianuita, Gianpietro, Fausto, Gloria, Roberto, Luigi e Luca. Sii per loro speranza e conforto nella sofferenza, fonte di luce per trasfigurare il momento della prova in grazia rigenerante. Avvolgini nel manto della Tua misericordia e la Tua potente mano li risollevi dalle pene del corpo e dello spirito. Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est. Ubi Tuo cuore misericordioso, Signore Gesù, affidiamo le nostre preghiere perché Tu possa concedere il dono della fede a quanti non Ti conoscono o si rifiutano di alzare il loro sguardo verso di Te. Ti chiediamo inoltre di attendere con amore paziente i tanti Tuoi figli che hanno abbandonato la Tua casa, inseguendo illusioni e raccogliendo delusioni tra le seduzioni del mondo. In particolare ti preghiamo per Addolorata,
Elisabetta, Maurizio, Daniela, Don Giuseppe, Benedetta, Raffaele, Tiziana, Luigi, Felice, Paola, Pasquale. Continua a bussare insistentemente al loro cuore finché non avranno compreso che solo nel tuo amore acquista un senso la loro esistenza e che solo in te possono trovare quella felicità autentica che riempie il cuore anche nelle prove della vita. Signore Gesù, tu che hai detto, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, concedi il dono della salute a Costantino, Liliana, Carla, Nivea, Lucia, Antimo, Antonio, Lilli, Isabella, Marisa, Gabriella, Silvia, Giancarlo, Angela, Bianca, Giacobbe, Elena, Giovanni, Donatella, Eride, Ada, Nicolina, Iole, Ilaria, Tiziana, Filomena, Silvana, Ennio, Don Marcello, Gianni, Enza, Antonietta, Maria, Stefania, Beatrice, Rossella, Carlo, Concetta, Rita, Nicoletta, Alfredo, Piero, Assunta, Ignazia, Maria Rosaria, Roberta, Giovanna, Pietro, Paolo, Maura, Liam, Bruno, Maria Manuela, Luciano, Agostina, Emma, Claudio, Chiara, Silvia, Eleonora, Suor Carla, Armando, Paolo, Andrea e Silvana. Dona loro sempre il tuo aiuto, la tua pace e la tua consolazione. Yeah.
Signore Gesù, che sei la via, la verità e la vita, non far mai mancare la speranza in un domani migliore a quanti sono in cerca di un posto di lavoro o che sperimentano la precarietà di un impiego saltuario o il timore di un licenziamento. In particolare per Carmine, Massimo, Simone, Grazie, Canio, Michelle, Margherita, Marco, Lina, Antonietta, Graziella, Viviana, Salvatore, Michele e Vincenzo. Illumina inoltre il cammino nel percorso di studio di Andrea, Nicolò, Alessandro, Michele e tutti gli studenti che attraverso lo studio si preparano ad affrontare le future sfide della vita. Fa che si sentano sostenuti nelle loro scelte ed aiutati dalla testimonianza e l'impegno degli adulti ad intravedere prospettive migliori per il loro futuro. Signore Gesù, per intercessione della Tua e nostra Madre Celeste, la Vergine Maria, accogli le preghiere e le suppliche che innalziamo per tutte quelle coppie di sposi che nutrono il sogno di accogliere il dono dei figli o di realizzare così in pienezza il sacramento che li ha costituiti famiglia. In particolare per Alessia e Andrea, Onofrio e Maria Concetta, Rosalba e Fabio. Ti affidiamo quanti stanno attraversando un periodo difficile in famiglia. In particolare ti preghiamo per Francesco e Anna, Vincenzo e Maria, Ida e Roberto e Benedetta. Accogli insieme a queste intenzioni le suppliche di tutte le famiglie in difficoltà, perché risolvendo nel dialogo e nel perdono reciproco le diverse problematiche quotidiane, sperimentino nella verità di essere piccola chiesa domestica, cellula fondamentale del corpo mistico di Cristo e della società umana. Crucem tuam adoramus Domine, resurrectionem tuam laudamus Domine. Laudamus et glorificamus resurrectionem tuam laudamus Domine. Preghiamo ancora per i nostri fratelli e sorelle, Marilena Piga di Sestu, affetta da tumore al diaframma, Carlo Di Pula, ricoverata all'ospedale
per un intervento chirurgico, Carlo di Pula che fa la chemio, per Giulio un mese nel sangue, per Pina tumore al seno. Preghiamo per Franca che ha subito un intervento e ha bisogno di conforto. Immacolata, Ripalta, Matteo e Giuseppe, Salvatore, Marilena, Francesco e Alfredo, affinché possano godere di buona salute. Nicola, Sipontina, Francesco, Dino, Matteo, Angela, Antonio, Lavinia, chiedono preghiere per la loro salute. Michele in attesa di un intervento, per quelli che si affidano alla protezione della Vergine Maria di San Pio, Rita e famiglia di Asti, Pina e Filippo, Marilena e Antonio, Pio, Rita e Rosa Pia. Ancora ti preghiamo per Maria, Caterina, Caterina, Luigina, Silvio, Leonardo, Alessio, Giulia, Sofia, Eros. Cruce tua, adoramus Domine, resurrectionem tua, laudamus Domine.
Preghiamo. Signore nostro Gesù Cristo, noi ti ringraziamo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Per intercessione di San Pio da Pietrelcina, crocifisso insieme con te, ti chiediamo e ti supplichiamo di esaudire tutti quanti questa sera si sono affidati alle nostre preghiere. Eleviamo al Signore la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore Padre Santo, che nella croce del tuo Figlio hai posto la sorgente, la causa di ogni grazia e benedizione, assisti con amore noi, tuo popolo e l'intera umanità. Fa che aderendo costantemente in questa vita al mistero della passione, raggiunga la gioia eterna del Cristo risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore vi benedica e vi protegga. Amen. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e
Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.